Questo è probabilmente il video più difficile che sarò mai costretto a fare, ma lo devo fare. Dunque, lo faccio così, proprio telecamera in mano, schiaffato davanti a un muro, come facevo i video 10 anni fa, proprio, in omaggio a quei vecchi tempi. Come sappiamo, di recente è scomparso Akira Toriyama, è una figura iconica per tanti di noi, appunto, che sono cresciuti a pane e Dragon Ball, e quindi è giusto ricordarlo, è giusto continuare a rispettarlo come artista, ma io voglio continuare a rispettarlo come artista per le opere che ho amato e non per quelle che mi sta facendo odiare. Perché per me Dragon Ball da anni non è altro che ormai, magari eccezione fatta per il film di Super Broly, ma quello è proprio l'unico, cioè, su tutto sto ambaradam, eccezione fatta per quello, che per me Dragon Ball non è altro che una amara delusione a livello emotivo. E quindi io non voglio continuare a incazzarmi così, a parlarne proprio almeno in termini dell'anime, ecco, perché mo per fortuna c'è Sparking Zero, quindi per quanto riguarda i videogiochi puoi stare tranquilli, appena c'è Sparking Zero ci sfondiamo video su video, live, quello che più ne ha più ne metta, non vedo l'ora. Ma ora, per quanto riguarda sto Daima e per l'eventuale Super 2 che dovrà essere fatto dopo Daima, non lo so cosa dovranno tirar fuori, io non voglio guardarlo, mi rifiuto. Primo perché secondo me è l'idea più sbagliata che potesse avere di base, cioè io ancora prima della sua morte già dicevano ragazzi, ma questa cosa non va bene, fatta in questo modo qui e in questo momento temporale dove già c'è un puttanaio che non riesce a far ricombaciare le ultime due puntate di Z, quindi o sovrascrivono completamente il finale, ma quello è un altro discorso, insomma. Il discorso è il fatto è proprio che dai, ma secondo me non è la cosa, cioè se questo è il lascito di Toriyama, io mi rifiuto. E so che mi dovrò incazzare, io devo dargli una possibilità, non ce la faccio. Potrà essere bello, io ci credo allo 0,00001%. Io vedo tutte le cose promozionali e vedo lo schifo, la vergogna, vedo, veramente, con la realizzazione tecnica e proprio lo stile, proprio avrà la comicità alla Dragon Ball Super che ho odiato tantissimo, che non omaggia per nulla, che crede con presunzione di rifarsi alla prima serie, quando invece è tutt'altra roba, che scopiazza un po' GT, ma anche tutti gli altri brand che hanno già fatto una serie dove sono tutti bambini, così, e i risultati proprio. Mamma mia, raccapriccianti. Se voi non la pensate così, se siete convinti che sarà una grande serie degna appunto dell'omaggio a Toriyama, buon per voi, sono molto contento per voi, guardatela, gustatevela, però per favore a me non chiedetene di parlarne. Perché io non ce la faccio, mi sento fisicamente male, ve lo giuro su tutto quello che volete, ve lo giuro sulla mia vita, io non ci riesco. Non ho proprio l'idea di mettermi lì a guardarlo, con la minima speranza che possa anche essere decente, io non ci riesco. E dovrò pure vivere con l'accettare il fatto che per molti sarà una cosa santificata, proprio intoccabile, perché è la cosa, ultima cosa ufficiale di Toriyama, quindi che esce proprio dopo appena la sua morte, quindi proprio guai a chi la tocca. E oltre al fatto poi che è stata fatta proprio nell'anno in cui Toriyama doveva anche lottare con questo suo malessere, perché stando alle dichiarazioni del suo assistente più fidato, è da un anno che Toriyama sa di avere qualche problema che poi l'ha portato a lasciarci, quindi nonostante ciò non è che è stato in famiglia, a riposo, ma direi ma in Giappone lavorano così e a me non interessa, è sbagliato, punto. Ma oltre a questo, appunto, c'è il fatto che Dama non l'avrei proprio guardato di base, anche se Toriyama fosse ancora vivo, probabilmente. Però così ancora peggio, così ancora maggior ragione. Ora, tutte queste cose io non ve le voglio dire con cattiveria, io vi dico soltanto quello che penso, che non lo faccio apposta, è proprio è una cosa mia. E quindi non voglio che poi anche voi, cioè, vi dobbiate dispiacere a subirvi i miei video che poi magari voi siete contenti di guardarla, ma gioite voi che potete, sono veramente, guarda, a me lasciatemi stare, proprio tutto qua. Per quanto riguarda l'anima, appunto, almeno che proprio poi non succeda una cosa eclatante, tipo che ne so, tornano a fare i film di Z senza considerare le cose di Super, ma lì proprio una roba d'altro mondo sarebbe. Vabbè, che comunque sia, nonostante potessi essere molto incazzato personalmente con Toriyama per le sue scelte fatte negli ultimi anni, comunque è stato molto sconvolgente. Questo non lo posso assolutamente negare. E quindi io lo ricorderò, appunto, per le opere che ho amato. E quindi, poi, ecco, con Sparking Zero magari scenderà la lacrimuccia, ma lo ricorderò appunto quando giocherò al videogioco, secondo me, che sarà degno dell'omaggio a lui, non una serie di bambini che insulta lo stile, proprio ciò che rappresentava la prima leggendaria serie di Dragon Ball, veramente.
Poi io, se non sarà così alla fine, nonostante tutto, cioè la cosa salterà fuori. Non è che mo, però non è, il fatto è che non mi metterò lì a guardarlo, fisso come tutti, appena esce. Magari pian piano, sentendo voci, cominciando pian piano a sbucciare, forse potrei rendermi conto che. Però dovrò andarci cauto perché al momento devo superare il lutto. E non voglio farlo dovendomi incazzare guardando quello che forse potrebbe essere la cosa peggiore di Dragon Ball, capite? Proprio voglio continuare a coltivare amore per Toriyama. Come posso farlo se vedo come lui stava distruggendo la sua opera? Oh, non so perché c'è questo effetto di luce tipo paradiso, coincidenza, vi giuro, non era previsto. Non so come ha disposto le luci, ma vabbè. Vedete che Toriyama mi sta dicendo la sua, ma vaffanculo, coglione. Proprio. Quindi. Per ora è tutto. Io spero possiate capire questa mia scelta, che la faccio appunto perché sono troppo, veramente troppo legato a Dragon Ball e quindi non ci riesco. E niente, condoglianze a tutti, non so cosa dire, perché appunto per fare discorsi funebri. Cioè, nel senso, manco fosse un mio parente, io non sono la persona, io sono quello che al limite posso drammatizzare, ma per dire un qualcosa di serio, insomma, cioè dire anche le cose un po' come potrebbero far tutti, grazie Toriyama per l'infanzia, tutti quei discorsi lì, io, cioè, è ovvio, cioè, lo dicono già tutti, sarebbe solo un copiare il detto di altri, insomma, tanto per me vale lo stesso, quindi. Spero che vi possano bastare i video che farò su Sparking Zero. Ecco qua. Ma almeno per il momento, appunto. Quindi, mamma mia, ma che è sta cosa di luce? Mo' vediamo. Spero che non mi si sia rovinata la lente della telecamera, sennò sono fottuto. Niente, al prossimo video. Grazie, ragazzi. Ciao.